Rimane chiuso dallo scorso 1° novembre il parcheggio interrato di Piazza Bagolino ad Alcamo, una chiusura temporanea, come spiega il comune, per effettuare verifiche tecniche. Dal comando della Polizia Municipale è stato comunque specificato che, essendo chiuso il parcheggio interrato, in una parte del parcheggio a raso di Piazza Bagolino, e cioè quella compresa tra Via Madonna dell'Alto e Via Federico II, è stato sospeso temporaneamente l'obbligo del pagamento della sosta. Con un'interrogazione, il consigliere comunale Giacomo Succamedi nei giorni scorsi ha fatto emergere la necessità di revisionare gli impianti antincendio, elettrico, di illuminazione e quindi di protezione, così come di formare il personale addetto. Molto spesso i giovani balordi scaricano gli estintori rendendoli inefficaci, ha scritto Succamedi, facendo notare tra l'altro lo stato indecoroso dei bagni all'interno dello stesso parcheggio interrato e ribadendo l'urgenza di predisporre controlli per mezzo di videosorveglianza e proponendo di chiudere il parcheggio interrato alle ore 20 e di automatizzarlo. Chiuso intanto anche il parco suburbano comunale San Francesco, per la cui gestione è scaduta la convenzione, non si sa ancora se verrà rinnovata. Domani ascolteremo al riguardo il presidente dell'associazione Laurus Cultura Ambiente, Giuseppe Cavarretta, che finora ha gestito il parco e tra l'altro ha già denunciato numerosi atti di vandalismo in questa importante area verde e più volte ha chiesto aiuto alle istituzioni. Intanto, sempre in Piazza Bagolino, è stata collocata questa mattina, coperta con un telo e transennata in attesa dell'inaugurazione, la scultura ellittica in marmo del novantenne maestro Turi Simeti, da lui stesso donata alla città. È stata già fissata, spiega il sindaco Domenico Surdi, ma mancano ancora delle rifiniture per essere completata. Tra qualche giorno finalmente la potremo inaugurare. Sono davvero felice, ha concluso Surdi, che Alcamo potrà vantare questa opera in un punto meraviglioso della città. Già nella scorsa estate la giunta Surdi aveva deliberato l'atto di donazione della scultura in marmo per collocarla in piazza Bagolino, un'opera del valore di almeno 200.000 euro, ha detto il sindaco, aggiungendo che gli oneri di 35.000 euro per la fornitura del marmo scelto dall'autore e delle opere necessarie al basamento e alla collocazione sono a carico del bilancio comunale 2019.